Caso studio incredibile su come due 19enni sono riusciti in pochissimi anni a creare un brand che vale la bellezza tuttora di 400 milioni di euro e fatturano più di 200 milioni di euro ogni singolo anno. Tutto questo e molto di più dopo la sigla. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy. E benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi, oggi con un video veramente veramente bello in quanto andiamo a vedere il caso studio di Gymshark che è riuscito da zero, praticamente erano due ragazzi, due co-founders di 19 anni. Vi mostrerò tutto, vi mostrerò la storia, come sono riusciti e soprattutto come potete riuscirci anche voi ad arrivare da partire da zero, ad arrivare a fatturare 200 milioni in un anno e essere valutati come 400 milioni, quindi il brand Gymshark vale tutt'oggi 400 milioni di dollari. Quindi andiamo subito a vedere, ma prima di tutto vi chiedo il favore di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video, perché andrò a pubblicarne sempre di nuovi e sempre più interessanti come questo caso studio. Ma adesso partiamo subito col caso studio. Quindi iniziamo subito con Gymshark, prima di tutto con il sito web Shopify. Come potete vedere, vende abbigliamento per il fitness, abbigliamento da donna, da uomo, accessori, praticamente tutto quello che riguarda il fitness, anche appunto cappellini, tutto quanto, borse, eccetera, eccetera. Quindi ha una nicchia specifica. Gymshark si è quindi focalizzata sull'abbigliamento per chi ama la palestra, chi va in palestra, comunque il fitness in generale, che è una delle nicchie più hot che esista, in quanto veramente gira un sacco di soldi per quanto riguarda oltre ai supplements, quindi alle vitamine, comunque ai personal trainers, all'abbigliamento. Appunto, è una delle nicchie dove vengono spesi più soldi e dove ovviamente vengono guadagnati di più. È per questo che Gymshark ha ottenuto questi risultati ad arrivare a 200 milioni di fatturato all'anno, non a caso. Ovviamente loro fanno le cose fatte bene, vedete il loro sito Shopify come è fatto be bene, come è tutto bello pulito, con gli influencer, le persone, le facce delle persone. Vedete come questo brand veramente riesce a catturare la vostra attenzione e a immedesimarvi in loro, nei influencer, nelle persone che vedete nel sito, e quindi ovviamente vi crea questa emozione, questo senso di appartenenza proprio all'interno del brand, ok? Quindi questo è quello che voi dovete puntare prima di tutto, è catturare le persone dal punto di vista emozionale. Quindi attraverso le emozioni voi dovete vendergli il prodotto. Quindi prima vendete le emozioni e poi vendete il prodotto, oppure in tutto insieme ovviamente. Quindi andiamo a vedere su similarweb.com, gymshark.com. Questo sito Similarweb serve appunto per spiare i nostri competitors o qualsiasi altro sito nel mondo, ok? Basta inserire il sito qua e vi usciranno tutte le analisi. C'è anche la versione a pagamento se volete. Ok, vediamo qua rank, country rank, US. Quello che però a noi ci interessa è vedere e sapere quante persone visitano il sito web in un solo mese. Come potete vedere qui, marzo 2019, aprile 2019, 2008, 3 milioni e 400 a maggio e a giugno addirittura 5 milioni e 8. Quindi capite bene che 5 milioni e 8 di visite al mese è una marea di gente. Il 33% a United States, United Kingdom, 17% Australia, Canada e Germany. Ok? Quindi questi sono le top 5 countries che ovviamente visitano il sito di Gymshark, che acquisteranno. Vedete bene, molto interessante che la maggior parte del traffico viene da direct, che ovvero la gente che va direttamente sul sito, search, la gente che ricerca il sito, come per esempio su Google, e social. Ok, social solo il 7,80%. Quindi capite bene che la fonte social, ok, ovviamente loro hanno costruito il loro brand sui social, adesso vi spiegherò come, però la fonte social incide solo per il 7,8% sul loro traffico, anche se questo adesso ve lo spiegherò come funziona. E di questa fonte social, 53% YouTube, Pinterest, fondamentale ragazzi se vendete US, soprattutto per il traffico organico. YouTube ovviamente top per il traffico organico, Facebook e Instagram utilizzate un pochino di meno, e quindi capite bene che ci sono diverse fonti, non esiste solo Facebook Ads
o Instagram influencer, ma adesso vi mostrerò bene come loro hanno costruito il loro brand. E quindi capite bene che loro, la maggior parte del traffico possiamo dire che è organico, va bene? Vedete qui 29,55. Quello che però a noi ci interessa è essenzialmente quanto questi ragazzi si mettono in tasca ogni mese. Quindi noi prendiamo per esempio, appunto facciamo un esempio, 2 milioni e mezzo al mese, ok, di media più o meno, sì. Vabbè, facciamo 3 milioni, ok? Quindi noi calcoliamo 3 milioni, 1, 2, 3, ok, 3 milioni di 200 per 10, quindi ovviamente il 10% sarà 300.000, ok? Potevo farlo anche senza calcolatrice, però quello che ci interessa a noi sapere è quanto, appunto questo è il 10%, è il tasso di conversione, quindi su appunto 3 milioni di persone, 300.000 persone acquisteranno ogni mese, anche se secondo me è molto di più perché comunque è un brand famosissimo, penso il numero uno al mondo. Quindi vabbè, facciamo l'esempio del 10% minimo, questi 300.000 appunto clienti al mese spenderanno una media di, diciamo, un average order value di 50 euro a leggings, 25 maglietta, ma io direi anche, possiamo dire anche 75 euro forse, vabbè facciamo 70 euro per esempio, anche se non è di più. Quindi per 70 loro faranno la bellezza di 21 milioni ogni mese, ok, di media, quindi può essere di più di meno, ma secondo me è pure di più. Quindi 2 milioni, 21 milioni di euro al mese di fatturato totale, ok, vendendo abbigliamento di fitness. Ora, come sono usciti questi ragazzi a ottenere questo risultato? Innanzitutto uno dei co-founders è Ben Francis, che ha iniziato questo brand a 19 anni, infatti vedete qua 19. Se andate quindi a vedere su YouTube Gymshark, oltre a trovare il loro canale YouTube, che ovviamente loro utilizzano come, oltre social proof, oltre appunto fonte di traffico, anche se la maggior parte deriva da YouTube, abbiamo visto, però ovviamente vedete 8.000 visualizzazioni, quasi 4.000, ma loro comunque creano questa comunità appunto attraverso YouTube che le porterà successivamente a comprare sul loro sito. Comunque quello che volevo farvi vedere, appunto, Jim Francis, che è questo ragazzo di 19 anni che ha iniziato, la più grande compagnia dello UK, la Gymshark Story, quindi la storia di Gymshark, come ha iniziato. Vedete proprio che lui ha iniziato da zero, ve lo consigliatissimo questo video, infatti 2 milioni di visualizzazioni, perché veramente vi racconta per filo e per segno come è andata la storia di Gymshark, e soprattutto vi fa capire come chiunque può creare un brand da zero e portarlo a numeri incredibili come 200 milioni all'anno. Come questo ragazzo a 19 anni può essere, ovviamente è stato bravo, è stato, possiamo dire, un fenomeno del settore, ha capito le cose, è stato bravo, comunque era un ragazzo di 19 anni, quindi ci può riuscire chiunque. Per questo dico, ragazzi, iniziate il prima possibile a fare qualcosa, a iniziare il vostro store anche in dropshipping se non volete comprare i prodotti in precedenza, perché quello che conta è l'azione. Se voi state per un anno a guardare video e non mettere in pratica quello che avete studiato, vi assicuro che è inutile. Quindi ragazzi, mi raccomando, azione prima di tutto. Qui Gymshark Revenue, 41 milioni, okay, 50 nel 2017, 128 nel 2018, 200 nel 2019, valore tra, adesso sarà almeno 500 milioni di valore di brand almeno. Quindi ragazzi, quello che volevo però farvi notare, come loro hanno costruito questo brand attraverso principalmente gli influencer. Quindi vedete qui, troviamo per esempio David Laid, questo è un youtuber americano di circa 18-19 anni che è molto seguito. Loro comunque utilizzano queste modelle, questi youtubers, per sponsorizzare il loro brand, ed è così che loro principalmente hanno ottenuto questa popolarità. Quindi l'Instagram influencer marketing è così potente perché la gente si fida degli influencer, ok? Li conosce, li segue, guarda i loro video, guarda i loro stories su Instagram, mette mi piace. Comunque sono persone conosciute che, vedete qui, David Laid, come vi ho detto in precedenza, 5 milioni di visualizzazioni questo video. Ovviamente
quello, la cosa più importante è avere la notorietà sul vostro brand, sul vostro sito, e ovviamente la fiducia, ok? Se un influencer si mette il vostro prodotto, mostra il vostro prodotto al proprio pubblico, ovviamente quel pubblico si fiderà e comprerà sul vostro sito. Ovviamente quello è solo la parte iniziale, perché se il vostro sito vende cinesate, tra virgolette, o comunque roba di bassa qualità, ovviamente non è difficile che ricompreranno da voi. Detto questo, voi dovete comunque, come obiettivo finale, avere sempre la soddisfazione del cliente come vostro punto finale, soprattutto se volete costruire un brand di successo a lungo termine. E mi raccomando, ragazzi, è fondamentale. Quindi create appunto questa community come hanno creato loro. Vedete, 3.400.000 milioni di followers, che non sono pochi, direi. Quindi loro hanno creato questa famiglia tramite YouTube, Pinterest, che in America va un sacco, Instagram influencer. Ragazzi, potete farlo anche voi, non è facile perché ci vuole un sacco di lavoro, però è possibilissimo. Basta solamente fare le cose fatte bene, non a caso. E ragazzi, io sono qui per aiutarvi, voi se volete essere aiutati basta che continuate a seguirmi. E qui di fianco vi metto il prossimo video che dovete vedere, che vi aiuterà a migliorare i vostri risultati. Un saluto e al prossimo video. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy.